Luigi, abbiamo scelto di intervistarti proprio perché tu rappresenti quella parte, appunto, quei giovani che hanno voglia di rischiare, di investire nel futuro. La tua scommessa è stata, insieme ad altri giovani, Italia Camp. Spiegaci anzitutto che cos'è Italia Camp. Allora, grazie. Italia Camp ha moltissime cose. Per raccontarlo in maniera semplice, prova a mettere in contatto chi ha una buona idea con chi ha il potere economico, politico, sociale di poterla realizzare. Quindi una grossa piattaforma di progetti che prova a mettere in contatto l'ideatore con il soggetto realizzatore. Quali sono le prospettive e gli obiettivi? Allora, gli obiettivi sono molteplici. Prima di tutto far provare ad emergere l'innovazione nel nostro sistema paese e potergli dare una spinta internazionale. Faccio un esempio, a febbraio siamo stati negli Stati Uniti e abbiamo presentato i migliori progetti che abbiamo raccolto in un roadshow che abbiamo fatto in tutta Italia alla borsa di Wall Street, investitori istituzionali e sia investitori privati. Quindi diciamo l'obiettivo è sempre quello di far emergere l'innovazione e provarla a scaricare a terra, come si dice tecnicamente, cioè di provarla a implementarla, a realizzarla, a renderla tangibile. Diciamo che tu, prima di intraprendere questa esperienza insieme ad altri ragazzi, altri imprenditori come te, avevi comunque un posto di lavoro, quindi hai rischiato. Ecco, dai, lancia anche un messaggio ai tanti giovani in questo momento così delicato per l'economia italiana e non solo, e soprattutto per i NEET, gli scoraggiati. Sì, io vengo da un... ero, diciamo, un lavoratore subordinato, ero manager di una multinazionale. Ad un certo punto il gruppo fondatore di Italia Camp, quindi di questi giovani volontari, il progetto si ingrandiva sempre di più. Questo gruppo mi ha chiesto un passo in più, di rischiare, ma un rischio collettivo, cioè io sono semplicemente stato il simbolo di un gruppo che si è messo in gioco. Quindi abbiamo deciso di rischiare perché il progetto stava iniziando a prendere uno slancio nazionale e internazionale. E da qui è arrivata la mia scelta. Quindi, ritornando alla tua domanda, il rischio, sì, se non rischi su te stesso non puoi chiedere agli altri di rischiare, quindi devi essere sempre tu a dare il buon esempio e poi chiedere agli altri di seguirti. Quindi il mio consiglio è di mettere prima in gioco se stessi per poi chiedere agli altri di mettersi in gioco. È semplice in questo momento mettersi in gioco? No, non è semplice, penso che in qualsiasi momento della vita non è semplice, perché ci sono tanti fattori che ti limitano in questo slancio al rischio, quindi non c'è un migliore momento, c'è semplicemente una serenità individuale e una passione, una determinazione verso un obiettivo che ti permette poi di prendere questa scelta, quindi sicuramente il momento non è semplice, però può essere compensato da una scelta, da un obiettivo che ti può dare questa forza. In questo momento forse la scelta, lasciami passare la provocazione, è molto più semplice rispetto al passato, perché prima al passato c'erano tante opportunità, ognuno di noi, o meglio, ognuno della vecchia generazione si accontentava di un posto, diciamo, che o la pubblica amministrazione, l'impresa a vario titolo ti metteva a disposizione. Questo oggi non c'è più, quindi se non c'è questo tipo di opportunità, qual è l'alternativa? Nessuna, quindi l'alternativa è poter creare un progetto, diciamo, individuale con un team di amici che possa comunque provare a costruire il futuro. Quindi paradossalmente oggi, diciamo, mettersi in gioco può essere un'opportunità in più rispetto al passato. Visto che lavori anche molto fuori, quindi oltre le barriere nazionali, ecco, quali sono le differenze tra la nostra realtà, soprattutto il sud Italia, tu vieni comunque dal sud, e il resto del mondo? Allora, io vengo dal sud, mi sono laureato a Roma e ho il piacere, poi, essendo Italia Camp una rete nazionale e internazionale, di girare spesso l'Italia. La differenza è molto semplice rispetto, diciamo, agli altri paesi anglosassoni, anche agli altri paesi europei, diciamo, c'è molto più attenzione sul merito dell'idea che piuttosto a chi la propone o chi è amico, diciamo, di colui che la propone. Quindi sostanzialmente la differenza vera la fa il merito, diciamo, c'è un'attenzione più spasmodica sul progetto piuttosto che sul soggetto ideatore. In Italia secondo me dobbiamo fare un passaggio in più, dobbiamo un po' essere più attenti al progetto, tenere in considerazione la persona perché poi fanno la differenza, però
diciamo, scendere molto più sui contenuti che sul contenitore. Questo secondo me è un passo in più che mi ha insegnato per esempio l'esperienza negli Stati Uniti, dove la valutazione dei progetti era molto molto, diciamo, precisa, molto millimetrica e molto curata. Quante persone lavorano per Italia Camp? Adesso siamo, diciamo, noi abbiamo un gruppo di volontari in tutta Italia, quindi l'associazione è composta da più di 1000 soci che sono ramificati in tutto il territorio nazionale. Abbiamo due sedi fisiche, una a Roma e l'altra a Milano. Il team di lavoro, diciamo, full time, e siamo circa 15-20 persone. Però, diciamo, poi abbiamo dei gruppi di lavoro dedicati in tutte le regioni che comunque seguono i propri progetti e seguono le proprie iniziative. Quindi, diciamo, c'è uno staff centrale che è di circa 20 persone, poi un gruppo di lavoro diffuso, come lo chiamo io, a livello nazionale e a livello internazionale, che è fatto da tanti volontari. Vorrei in conclusione che lanciassi un messaggio, anche se abbiamo già parlato dei giovani, vorrei che tu lanciassi un messaggio ai ragazzi, soprattutto agli scoraggiati. È sempre difficile lanciare i messaggi, non è semplice, anche perché possono rientrare delle scelte. Il messaggio è molto semplice, ahimè banale, nel senso credere in se stessi e credere che comunque il successo di ognuno di noi passa da noi. Quindi un po' evitare di accollarci, diciamo, i problemi degli altri o dare la responsabilità o la colpa agli altri, no? Perché comunque in Italia siamo sempre abituati che è sempre colpa dell'altro, colpa dello Stato, colpa del comune, colpa del sindacato, colpa del partito, è colpa del politico, è colpa della mamma, è colpa del papà, è colpa del professore, è colpa dell'università, siamo fatti tanti esempi. Forse è arrivato il momento che ognuno di noi, come riprendendo il concetto di prima, si mette in gioco individualmente, provando a scardinare le responsabilità e le colpe degli altri. Quindi, insomma, provare a dire: io ci ho provato e questa è la responsabilità mia di essere arrivato a 10, a 100, a 1000, a 1 milione. Questo, diciamo, non è un consiglio, è quello che nel mio percorso di vita. Cioè, se avessi dovuto sentire tutti gli altri, avessi dovuto prendere in considerazione tante variabili, non avrei mai fatto questa scelta. Quindi ho fatto questa scelta perché chiaramente ho messo in discussione me stesso, quindi prescindendo da tutto il resto. Grazie Luigi. Grazie.